ci tengo a dire che parlo proprio da educatrice, non da ex ministra. Il fatto che si parta soltanto dalle scuole superiori con l'educazione alle relazioni, che di fatti non è obbligatorio perché ci vuole il consenso da parte degli studenti, ci vuole il consenso da parte dei genitori, ci vuole la formazione degli insegnanti e sono poche ore all'anno, non è confortante. Secondo me bisognerebbe fare una 30 ore non distinzione. bastano, dice lei, ne servirebbero Ma di sì, più. allora è tardi partire alle scuole superiori. Bisognava partire, come io avevo provato anche da parlamentare, ma non ci siamo assolutamente riusciti, non erano i tempi maturi e poi abbiamo affrontato anche la fase del Covid. Dalla scuola dell'infanzia, attenzione, ci tengo a specificarlo bene, non a fare educazione alla sessualità, perché questo genererebbe tantissima confusione, ma fare educazione all'affettività. Insegnare ai bambini cosa sono le emozioni, come si possono controllare, sia quelle buone sia quelle che buone non sono, come accade in tutti gli altri paesi europei, fatta eccezione per cinque paesi, tra cui l'Italia. E alle scuole superiori, invece, secondo me andrebbe fatta educazione sessuale, ma non gli insegnanti, non dovrebbero farla gli insegnanti, ma gli psicologi, ginecologi, i sessuologi, persone competenti, altamente competenti, che spieghino le conseguenze di determinate azioni. Fare educazione all'affettività ai bambini piccoli, che non ha niente a che fare con la sessualità, significa fare prevenzione. È ovvio che i risultati non li vedremo domani mattina, perché è una rivoluzione culturale che dovrebbe partire e ha bisogno di tanto, tanto tempo. Fare educazione sessuale alle superiori significa prevenire malattie, significa evitare gravidanze indesiderate. Mi creda che al sud ce ne sono tantissime che provocano anche gli abbandoni scolastici, ragazze che non terminano di fatti il percorso di studi obbligatorio che la legge italiana prevede. Significa prevenire una serie di cose come lo stesso UNESCO ci dice e come lo stesso Consiglio d'Europa ha più volte sollecitato a fare l'Italia e gli altri paesi che di fatti non hanno ancora spianato la strada a questo tipo di percorso. Lei con i ragazzi ci lavora, le chiedo quanto tempo ci vorrà secondo lei perché cambi la mentalità, perché si esca da questi schemi mentali sbagliati? La generazione di oggi corre il rischio di essere già in parte compromessa o ci si può ancora lavorare? Ci vuole tanto tempo e non so se la generazione di oggi rischia di essere compromessa, ma forse anche sì, è altamente probabile. Ci vuole molto tempo, che vede, sono dinamiche complesse, sono tematiche molto complesse. Io sono convinta, un po' perché l'ho vissuto sulla mia pelle, ma un po' perché ci lavoro a scuola e vedo quello che succede. Viviamo in un paese che in parte, non voglio generalizzare, ma in parte è arretrato culturalmente. Quando si parla del concetto di donna, abbiamo donne che guadagnano meno degli uomini a parità di mansioni lavorative. Il cognome materno, nel caso di nuovo nato, è da poco che effettivamente lo si è potuto dare. Io ne ho approfittato perché a mio bambino ho dato anche il cognome materno, oltre quello paterno. Ci sono ancora troppe battute sessiste nei Ah, confronti certo. delle donne, non solo in politica, ma nel momento in cui una donna acquisisce un determinato tipo di potere, che sia una qualsiasi professione in cui di fatti ha successo, questo spesso dà fastidio. Si era abituati all'idea di donna come angelo del focolare. E se invece sia una donna dinamica che lavorativamente è anche indipendente, quindi non è ricattabile, non è oggetto di Ah, possesso, certo. questo ad alcuni uomini, ribadisco senza generalizzare, dà molto fastidio perché sono forti fisicamente ma molto deboli dal punto di vista psicologico ed è lì che bisogna lavorare. Chiarissimo. L'ultimo punto in 30 secondi, poi la saluto. Molto spesso chi fa il suo lavoro vede lo scoglio maggiore nelle famiglie. Come si fa a lavorare in sinergia con i genitori, per il bene dei ragazzi? Parlando molto con loro, le famiglie non vanno escluse, le famiglie vanno coinvolte, bisogna spiegare punto per punto perché è importante fare delle cose. Se la scuola e la famiglia collaborano insieme e la scuola spiega alla famiglia che lo si fa per il bene dei bambini, per evitare comportamenti futuri, per farli stare meglio, per far sì che la scuola faccia quello che deve fare, cioè formare cittadini migliori, ce lo diceva la Montessori, il bambino e l'adulto di domani. Ecco, lavorare in sinergia, spiegando tutto e provando a farlo nel migliore dei modi, secondo me funziona. Nel mio caso, devo dire, ha funzionato nella maggior parte
delle volte. Poi è chiaro che ci possono essere anche delle situazioni in cui, ahimè, non si trova un punto d'accordo, ma penso che faccia Questo è parte un po' chiaro. dell'animo umano. Lucia Azzolina, grazie davvero, a lei un buon lavoro e una Grazie. buona serata.